Cristi, buongiorno. Novità domani. Grazie. Allora, operazione a fine anno che dovrebbe essere eseguita su qualsiasi quadriciclo, sostituzione del liquido del radiatore. Molte case madri lo danno a 5 anni in un mezzo da competizione, e comunque, signori, anche in un mezzo da raduno. È molto importante che d'inverno, quando passa l'anno, il mezzo ha fatto 12 mesi, voi sostituiate completamente il liquido del radiatore e sostituendolo col liquido nuovo. Questo aumenterà notevolmente la vita del vostro motore, la vita della vostra pompa dell'acqua, e il vostro mezzo sarà sicuramente in una condizione sempre ottimale. Se poi utilizzate prodotti veramente professionali, è ovvio che il vostro mezzo avrà solo degli enormi godimenti. Per questo noi vi consigliamo l'utilizzo del liquido del radiatore professionale Racing della Ipon, eccolo che ve lo mostriamo. Il nostro Radiator Fluid è un liquido che vi consente le maggiori prestazioni, garantendo la manutenzione dell'impianto di raffreddamento del vostro quadriciclo e o comunque ovviamente anche della moto. Vediamo che è un liquido di raffreddamento che mantiene le sue caratteristiche di utilizzo fino a meno 30 gradi, cioè vuol dire che fino a meno 30 gradi lui non congela. Ovviamente ha anche degli specifici additivi che gli permettono di avere una temperatura di ebollizione molto più alta rispetto all'acqua distillata. Vi ricordiamo comunque che per regolamento federale nel cross non si è obbligati all'utilizzo dell'acqua distillata per quanto riguarda i quadricicli, ma nella velocità, cioè se vi volete andarvi ad allenare in pista super motard o comunque con una moto da competizione, vi ricordiamo che è vietatissimo l'utilizzo di liquidi di raffreddamento all'interno del radiatore, ma dovete mettere nel radiatore solo acqua distillata, perché in caso di ovviamente caduta o di rottura dell'impianto non buttate liquido di raffreddamento che è viscido e quindi farebbe cadere i concorrenti che sopraggiungono sul luogo del vostro incidente. Questo per le piste importanti. Chi corre in pista deve usare solo acqua distillata, ma è una cosa veramente da non consigliare per un utilizzo normale. Quindi, per il quad, Radiator Liquid Fluid, se non vi allenate in pista con il quad nel supermotard. Signori, passiamo adesso all'apertura del liquido di raffreddamento e come svuotare il circuito.